Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale, siamo qui per parlarvi della finale del Grande Fratello e di ciò che è successo al termine di questa. Prima però iscriviti al nostro canale per non perdere altri aggiornamenti sul Grande Fratello e molto altro ancora. Questa edizione del Grande Fratello ha visto trionfare per Lavatiero come vincitrice, ma la domanda che tutti ci facciamo è: cosa ne pensate della sua vittoria? Avreste preferito che a vincere fosse stata Beatrice Luzzi? Fatecelo sapere nei commenti. Ma andiamo oltre alla finale. Fuori dagli studi di Mediaset è accaduto qualcosa di davvero clamoroso. Il fratello di Greta Rossetti, Josh, è stato protagonista di una brutta sfuriata prendendo a calci e pugni un muro, per poi scagliarsi contro un'auto in cui c'era Massimiliano Varrese. In un video pubblicato su X, ex Twitter, si vede chiaramente Josh mentre si dirige verso l'auto, urla e tira calci mentre diverse persone cercano di fermarlo. Josh ha espresso delle accuse contro Sergio e Mirko, affermando che Sergio avrebbe esercitato pressioni psicologiche su Greta e Mirko avrebbe deluso senza ulteriori commenti. Le sue parole, cariche di tensione e frustrazione, sollevano interrogativi su ciò che realmente accadeva all'interno della casa. Ma non è tutto. Il motivo per cui si è scagliato contro Massimiliano Varrese pare essere il fatto che Massimiliano abbia scoperto che, uscita dal Grande Fratello, Monia La Ferrera avrebbe iniziato a frequentare Josh e quindi si sarebbe rivolto a lei dicendo ironicamente brava, brava e applaudendo. Ma voi cosa ne pensate di tutto questo? E secondo voi è giustificabile un atto del genere per questa cosa così futile? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle notizie di gossip e tanto altro. Grazie e a presto con nuovi video!